Ciao, rieccomi qui con un altro video tutorial del Plasticat per realizzare una speciale pochette in plastica riciclata come questa. Come già sapete in tanti, io riciclo tutti i tipi di contenitori vuoti di detersivi e saponi. Ma possiamo usare diversi tipi di contenitori. L'importante è che abbiano il manico alto, come questo, per rendere utilizzabile buona parte del sotto e che abbiano le due parti laterali simmetriche, come questo contenitore, e non come questo che invece ha un'onda su un lato. Oltre a questo contenitore, questi sono i materiali che ci serviranno. Righello, piatto di plastica, pennarello lavabile, forbici, cerniera di 23 cm, un secondo contenitore dal quale prendere una piccola superficie di plastica, punteruolo d'acciaio e accendino, filo di cotone tipo quello per uncinetto e ago. Prima cosa da fare è segnare una stessa altezza su entrambi i fianchi del contenitore. Io ho preso il segno a 6,5 cm. Poi poggio su il piatto di plastica in modo da congiungere i due punti segnati con un arco e faccio la stessa cosa sull'altro lato. Taglio prima tutta la parte superiore in eccesso e poi seguendo bene il segno fatto con il pennarello. Adesso con il punteruolo allontanato vado a fare dei piccoli fori equidistanti poco più giù rispetto al bordo del taglio. Poi prendo la cerniera, l'appoggio all'interno del bordo e inizio a cucirla con ago e filo attraverso i fori, iniziando dalla parte più vicina al cursore. Finito il primo lato, apro la cerniera e cucio l'altro lato e alla fine faccio un doppio nodo nella parte interna. Per rifinire infine il nostro lavoro, ritagliamo una farfalla da un pezzo di plastica di un altro contenitore. L'appoggiamo sulla pochette nella posizione che più ci piace e con il punteruolo arroventato facciamo due fori al centro della farfalla per poi cucirla come fosse un bottone. Ed eccola pronta, questa la regalerò con un grazioso profumino dentro. Invece, una mia cara amica la tiene sempre in borsa con la sua scorta di gingembre e caramelle. Questa di mia sorella è sul ripiano del bagno con tanti trucchi dentro. E quelle più grandi sono comodissime da portare a mare con le creme solari. A presto e buon Plasticat a tutti!